nelle puntate precedenti. La prima cosa che voglio capire è questo dove mi sta portando, perché non so dove dormire, non so dove mangiare, non so dove prendere la scheda per Inter. Siamo nel viaggio. Che figata! Guarda come sono felici questi bambini! E lui ha portato il ghiaccio. Non ho capito ancora per cosa, però. Immaginatevi, vi scorrazzano avanti e indietro, destra e sinistra. Non sapete dove state andando e poi finalmente arrivate in un posto letteralmente fuori dalla civiltà, per certi versi. Posto che tanto ambivate. Non vi sentite le persone più felici del mondo? La felicità che trasmettevano questi bambini in era talmente potente che se state lì è impossibile essere infelici. Questa è quella che chiamo vera e propria interazione a 360 gradi. Finalmente smetti di essere un turista tutto tondo e piano piano cominci ad essere quello che è più riconoscibile come un ospite. Finito il pollo, cucinato puramente con olio esausto, finalmente si arriva a conoscere quelle che sono le persone che vivono quel posto ogni giorno. Vi sto per svelare un segreto. Molti mi chiedono come faccia a interagire con le persone non conoscendo le lingue. Personalmente non solo sono italiano, ma sono nato anche in una delle città più famose del mondo. È il Jolly, me lo gioco sempre, ma dico sempre così. Napoli! Ah, Napoli. Pizza Maradona. O Maradona. Wow. Napoli è Maradona. Dopo questa giocata clamorosa per rompere la barriera della comunicazione, come fai a non farti degli amici? Questi pescatori molto gentili mi hanno offerto anche una sorta di donuts. Adesso una nuova squadra. Fatta di pescatori thailandesi. Che roba. I bambini sono solo la cornice di questo posto. Il vero cuore pulsante è rappresentato da queste persone, tra cui pescatori e tagliatori di legna, che posizionano su quelli che ho chiamato i tre ruote al contrario. Cioè, dimmi, ditemi se non sono tre ruote, non è l'ape car, ma tutto al contrario. Cioè. Più passava il tempo, più li guardavo, più volevo lavorare e stare con loro. Va bene? Vengo! Dove mi mette? Qua? Ok. Vamonos! Mi ha portato a casa di un suo amico. Adesso che abbiamo portato la legna dall'amico, torna a fare un nuovo carico. Prima di ritornare al campo base, dovevamo fare una sosta fondamentale. Se no... Questa qui che state bevendo è benzina. Quando non ci sono i distributori, ci sono questi negozi e la potete prendere da... Questa è benzina. Dalle! Fanno il cocco. Dove ti giri, c'è qualcosa da riprendere. Coca-Cola. Vorrei specificare che sto tipo da solo un'ora in Thailandia. Che? No, non va bene, non va bene, non va bene. Mi ha pagato la Coca-Cola. Ti ripeto, no? Che? Go. Ho trovato un amico. Adesso siamo veramente amici. Vabbè, chi se ne va più da? Nemmeno sono arrivato. Una volta riempito il serbatoio di acqua tonica, nuova corsa. Con il sole che spingeva a manetta, mi sembrava giusto fargli questo onore. Anche se devo dire la verità, all'inizio l'hanno preso un po' per il culo. Cowboy. Questa è la foresta di mangrovie. E adesso ho scoperto a cosa serviva il ghiaccio. Come moneta di scambio dall'Italia mi sono portato delle caramelle e a sto punto che faccio? Non gliele faccio provare. Poi io.
stare. Dallo sguardo che ha fatto, mi sa che non gli sono piaciuta. Per l'ennesima volta, durante la giornata, mi ritrovo preso, prelevato e trasportato in un posto che, boh, senza caso. Tra le strade buie di una città in Thailandia che solo Dio sa dove sta, su un motorino con una persona che non conosci di 78 anni. Che cosa può andare storto? Ve lo dico cosa può andare storto. Che durante le riprese vi cade l'iPhone sulle prete. Ecco cosa può andare storto. Ecco. Vorrei chiudere questo video con un messaggio importante. Per chi abbia visto il primo episodio, l'inizio è stato che vi dicevo la questione di cosa fosse reale e di cosa non fosse reale per noi. Senza volerlo, quello che poi è successo e che voi avete visto è l'essenza della realtà. C'è qualcosa di percepibile, emozionante, vissuto, sofferto. Ci può piacere, non ci può piacere, ci può entusiasmare, non ci può entusiasmare. Fatto sta che è la realtà. Da qui ai prossimi anni non so cosa succederà. Non so cosa succederà. Ormai, già adesso, un anno dopo che sono uscite le prime intelligenze artificiali in pubblico, ci sono influencer che non esistono, ci sono copie digitali di noi stessi uguali, identiche, a livelli che ormai è difficile per una persona capire se è lei che ha detto quella cosa o è il suo clone digitale. E questo è solo il primo anno, da qui in poi sarà solo esponenziale. Tutto questo ci fa molto bene per certi versi. L'intelligenza artificiale è un valore aggiunto incredibile, perché sinceramente a me, se domani mi trovano un tumore grazie all'intelligenza artificiale che probabilmente non avrebbero mai trovato, o che comunque con i metodi tradizionali avrebbero trovato mesi e mesi o anni più tardi, sarei solo felice. Però con questi sistemi la realtà viene completamente ricreata di nuovo, e credo profondamente che abbiamo bisogno di bilanciare questa cosa. Abbiamo bisogno di realtà. Attenzione, ho detto bilanciare, non distruggere. Proprio per questo, da qui ai prossimi anni, non mi stupirei se cominciassero ad esserci video su YouTube dove magari ci sono persone, cose che però non esistono, oppure sono completamente creati da zero. Proprio per questo, per quanto possa avere un valore, per quanto magari per voi possa essere insignificante, però è una premessa che mi è dovuta. A ogni fine video, o sul canale, o all'inizio del video, poi col tempo capisco bene come bilanciare la cosa, comparirà una scritta dove viene specificato che ogni ripresa che voi state vedendo è realizzata e prodotta unicamente nella vita reale.